Eccoci qua, vediamo un attimino questa live e parliamo un attimino di cosa fa innamorare un uomo, quali sono le strategie che una donna può mettere in atto per far innamorare un uomo. Perché diciamo, molte donne poi di fatto non sanno cosa fare, insomma, per riuscire a far innamorare un uomo. E intanto saluto la nostra Marcella Alfano. Intanto diciamo che molte relazioni poi naufragano per aspettative deluse, no? Si ritorna al mito del principe azzurro, no? Il principe azzurro è sempre duro a morire perché molte donne aspettano l'incontro con un uomo che le renderà felici. Oh, un saluto a Vin Dreams, un saluto a Marcella. Questa è una delle cose, diciamo che ci può anche essere la cosa contraria. Un saluto a Sky Girls, ciao Sky Girls. Quindi molte donne aspettano l'incontro con un uomo che le renderà felici, che le farà sentire complete, realizzate. Saluto anche Maria Monica, Lola, un uomo speciale che vi amerà per sempre. Allora, tenete presente questo, che una relazione potrà sicuramente migliorare la vostra vita, ma se vi aspettate che possa rendervi felici quando non sapete farlo da sole, e questo è il fatto che sarete destinate a mietere delusioni una dopo l'altra, e le delusioni arriveranno. Salutiamo Sissi, Giulia Guardarà, Lola, Mari, e ricordo a tutti che se volete entrare nella chat, potete semplicemente venire sul canale YouTube Massimo Taramasco, in questo caso canale Massimo Taramasco, vi abbonate, l'abbonamento costa un caffè al mese e potete chattare con me, avere il privilegio di chattare direttamente con me. E quindi lo dico agli amici di Instagram, gli amici di TikTok e anche agli amici di YouTube che mi stanno seguendo. Quindi la prima relazione d'amore che dovete imparare a costruire e che farà innamorare anche gli altri è la relazione con voi stessi. Sicuramente un bel corpo, un bel viso possono attrarre a prima vista, dobbiamo dirlo perché è vero, ma non c'è come la mente che seduce, come la capacità di innescare emotività. Questo è il vero, è la vera cosa che fa sedurre. Potete andarci a letto pure, ma non lo sedurrete, non lo farete innamorare. La chiave ce l'hai, Sylvie Girls, la chiave ce l'hai, se no non potresti scrivere, la vedo, Befana di una carampana. Ah, non è la chiave inglese, ma comunque hai il bollino. La chiave inglese, non, se c'è il bollino, funge da chiave, c'è il bollino con la S, quindi come se fossi chiavata. Allora, potete andarci a letto e vedervi qualche volta. Ogni tanto, ma se accettate ad esempio di fare la tromba amica, non riuscirete a sedurlo. La seduzione è anche personalità, saper esercitare personalità. Ha più a che fare davvero la seduzione con la vostra personalità che con il vostro aspetto. Certo, il vostro aspetto è sicuramente importante. Ovviamente un aspetto gradevole serve per entrare in contatto, serve a far scattare il desiderio. Ciao Andrea Giovani! Ricordo anche a tutte le altre malgascione carampane che se vogliono interagire con me devono venire sul. Hai l'abrasione sul collo? Mi sono fatto la barba. Tu non ti fai la barba, Enrica? No, Enrico, come ti chiami? E ogni tanto succede. Allora, ma poi che cazzo c'è? Cioè, io non so, tra tutti i commenti hai l'abrasione sul collo. Mi sono fatto la barba. Ma guarda che, cioè, veramente, ci sono delle persone che secondo me hanno il cervello che se lo sono sciroppato al mattino. Ci sono delle persone che si sono scorreggiate nel cervello e quindi non riescono a sapere che cosa dicono. Quindi le stesse cose, diciamo, un aspetto gradevole serve per entrare in contatto, serve a far scattare l'attrazione e il desiderio di conoscersi sicuramente. Ma dietro, se dietro a una bella immagine c'è cioè una donna insicura, una donna soprattutto emotivamente bisognosa, l'interesse in un uomo si spegne con la stessa velocità in cui si è acceso, perché un uomo capirà che quella donna non può dargli niente se non un po' di sesso ogni tanto. Quindi dovete iniziare a prestare cure alla vostra mente, alla vostra anima, alla vostra parte interiore. Leggete libri, ignoranti, che siete ignoranti come delle capre, leggete libri che vi aiutino perlomeno
nella vostra crescita personale, cercate di imparare cose nuove, appassionatevi di qualcosa, sviluppate l'abitudine a imparare a guardare i comportamenti delle persone, a non essere bisognose, sviluppate l'abilità di darvi delle emozioni da sole. Perché se non vi date delle emozioni da sole, se non imparate a darvi delle emozioni, sarete delle capre, che magari delle belle capre, che però una volta che va portato a letto 2 o 3 volte l'interesse svanirà, e questo soprattutto se non sapete agganciare la sua emotività. Sembra strano, ma in realtà è così. Un saluto anche a Tati, ciao Tati, un saluto a Pretty Woman, un saluto anche che abbiamo visto Mari, Vin, e ricordo a tutte le carampane, le malgasciane, che se volete entrare in contatto con me dovete venire sul canale YouTube Massimo Teramasco, fate l'abbonamento da 1 euro e potrete interagire, quindi saluto un po' tutte le persone che sono connesse. Quindi questi sono elementi fondamentali. E poi un'altra cosa fondamentale è, quando incontrate un uomo, non fate le lamentose. Questo lo dico sempre: donna lamentosa, donna noiosa, donna lagnosa, donna noiosa. E questo è un altro punto fondamentale: evitate di essere soffocanti. Quando inizia una relazione non dovete essere soffocanti. Non dovete essere prese dalla messaggita acuta e scrivere 250 messaggi al minuto. Basta avere un atteggiamento positivo verso la vita, imparare, buongiorno anche a Margot, imparare anche a gestire la comunicazione non verbale. Ogni persona dovrebbe imparare a sviluppare sicurezza interiore. Una donna che si piace, ma che si piace interiormente anche, non attirerà naturalmente gli altri. Una donna bisognosa, una donna depressa, una donna nevrotica invece li allontanerà, o perlomeno scusate, c'è un coglione qua su TikTok, adesso lo banno. Una volta che voi avete sviluppato un atteggiamento di sicurezza in voi stessa, avete già fatto molto. Questo è un qualcosa di fondamentale. Quando una donna è sicura di sé, è in grado di affrontare qualunque situazione con fermezza, ma anche dal punto di vista lavorativo, no? Se iniziate a parlare dei vostri drammi, delle vostre cose, non riuscirete a sedurre nessuno. La felicità è come un magnete, voi dovete prima diventare felici e poi attrarrete le persone. Invece voi confondete la causa con l'effetto. Voi pensate, donne malgascione, bisognose, pensate che se conquisterete quella persona sarete felici. E invece non è così. Voi prima dovete diventare felici, dopo potrete attrarre tutte le persone che volete. La felicità è come un magnete. Le persone felici sono attraenti, le persone depresse, le persone tristi, le persone negative non sono attraenti, non sono assolutamente attraenti. Ma questo vale per gli uomini e anche per le donne, comunque. Tesla docet, esatto. E la felicità è uno stato mentale, quindi è una condizione interiore. Bisogna imparare a restare un po' più bambini, no? I bambini sono felici perché vivono, perché la felicità dovrebbe essere intrinseca nel fatto che siamo vivi. Le persone tristi e depresse resteranno da sole, o troveranno, ancora peggio, i catramisti, troveranno persone sfigate, perché certo che uno sfigato, depresso pure lui, sfigato pure lui, si aggranceranno, no? Come dire, il simile attira il simile da quel punto di vista. Quindi se tu dentro pensi di valere poco, sei sempre triste, sempre bronciato, attirerai persone simili, persone che in qualche modo fanno da specchio. Questo è un qualcosa che dovete imparare a tenere. Un saluto anche a Chris. Intanto non scrivetemi su TikTok e su Instagram, perché non vi rispondo.
Rispondo solo su YouTube. Quindi andate sul canale YouTube Massimo Teramasco e lì vi rispondo. Un saluto anche a Elisabetta, donna over 40. Buongiorno Elisabetta. Allora, la felicità è facile. La nostra vita, diciamo così, come possiamo dire, che adesso non mi ricordo chi lo diceva, comunque è determinata in buona parte, diciamo, da come interpretiamo gli eventi che ci cadono. Il 10% sono dei fattori esterni e il 90% sono l'interpretazione che diamo degli eventi che ci accadono. Un saluto anche a Roxy Rosa, ho appena fatto una full immersion, iscrivetevi al canale di Elisabetta, brava Elisabetta da 940, sui vampiri energetici. La felicità non dipende quindi da fattori esterni, ma dipende dal proprio stato interiore. Non è avere una bella, un bel lavoro, tanti soldi, avere, che ne so, una situazione sentimentale. Certo, quelli sono dei corollari che avrete tranquillamente quando sarete felici e saprete utilizzarli. Questo è fondamentale, questa situazione. Se esistesse un luogo dove se bastasse, ad esempio, il denaro, le relazioni sentimentali per essere felici, tutti i ricchi praticamente dovrebbero essere felici. Invece non è così. Ci sono persone molto ricche e molto depresse. Non so se pensate quanti, diciamo quasi tutte, anche molto famose, pensate a tutte le rockstar, Whitney Houston, o anche, come si chiamava quell'altro che si è suicidato, vabbè, adesso mi ricordo gente del passato, però è abbastanza usuale. Bisogna imparare a generare, diciamo, uno stato interiore positivo, ma potete farlo anche adesso. Iniziate a, diciamo, a focalizzarvi sulle cose positive. Anime Tarocchi, ciao, buongiorno. Iniziate a focalizzarvi sulle cose positive di voi stessi, sul fatto che siete vivi, sul fatto che respirate, sul fatto che interagite. E questo dovrebbe darvi la felicità. Già il fatto di esistere dovrebbe renderci felici in qualunque condizione, perché la vita di fatto poi è un'esperienza, alla fine un'esperienza che noi possiamo fare, e anche gli eventi apparentemente negativi possono aiutarci a vivere nel modo giusto. Se migliorando la nostra qualità interiore, miglioreremo anche la realtà esteriore. La realtà esteriore è una proiezione della nostra vita. Tra l'altro, un altro punto fondamentale sono i nostri pensieri, soprattutto i pensieri profondi. Esatto, stressati e non felici. Tanti amministratori delegati sono stressati e non felici, ma è vero, ce n'è pieno. Perché la felicità è uno stato interiore, e la felicità e lo stato interiore è determinato anche dai nostri pensieri. Iniziamo a migliorare la qualità dei nostri pensieri e migliorerà la qualità della nostra vita. Certo è che ci vuole volontà, nessun pranzo è gratis, bisogna imparare a gestire i nostri pensieri, questo è fondamentale. E deve essere, diciamo, e deve essere un qualcosa di fatto costantemente. Ma pensate al paragone con le attività fisiche, con la palestra, ad esempio. Non è che, diciamo, se tu fai una seduta in palestra per un giorno riesci a scolpire un corpo flaccido. Voi malgascione lo sapete, no? Avete le macerie, avete i corpi flaccidi, andate in palestra e pensate che fate una seduta magari da 2 ore e pensate di uscire con un corpo tonico e sodo. Non è così, serve la costanza. Per scolpire un corpo flaccido non basta un giorno di dieta o diciamo una sessione di palestra. La cosa fondamentale è che ci va l'allenamento, un allenamento costante protratto nel tempo, che deve essere portato avanti sine die, diciamo, non c'è un momento in cui finisce. Cioè, e lo stesso discorso vale per i nostri pensieri, dobbiamo allenare i nostri pensieri, dobbiamo allenare la nostra mente, dobbiamo imparare a gestire i nostri pensieri, soltanto così
potremmo avere, diciamo, un ecco Marcella Alfano, io mi alleno 6 giorni su 7, bravissima, bravissima Marcella, ma lo stesso discorso, bisogna allenare il muscolo della mente, perché altrimenti, come dire, come avete le macerie fisiche che potete vedere, possiamo avere anche le macerie mentali. Scusate, ogni tanto ci sono i bimbi minchia che arrivano su TikTok. Ricordo che chi volesse interagire con me, basta che vada sul canale YouTube Massimo Taramasco con un caffè e può partecipare. Ma la cosa deve piacervi, un saluto anche alle onoresse. La felicità è una scelta, veramente la felicità è una scelta. È una scelta, non capita per caso. La felicità è uno stile di vita anche, cioè uno stile di vita perché ovviamente esterno e interno sono collegati. Faccio un esempio. Se voi continuate a dare credito a una persona con la quale non siete più in sintonia, non siete più in feeling, non potrete essere felici. Se nell'ambito di una relazione l'amore è finito, dovete chiuderla quella relazione. Se ci sono stati degli screzi, se ci sono state delle situazioni negative, dovete chiudere e guardare oltre. Non potete andare avanti, perché ovviamente esterno e interno sono proiezioni, no? Come diceva il nostro grande Battiato, il sommo maestro Franco Battiato, riposi in pace, sarà reincarnato oramai, direi, o magari no, però non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita, dobbiamo imparare a, diciamo, a gestire la nostra vita nel modo migliore. Ecco, questo è un fatto fondamentale, no? Quindi dobbiamo intanto togliere tutte le zavorre che... se le situazioni negative, dice Marcello Alfano, le vivi col tuo capo, come fai? Beh, le vivi nel tuo capo perché tu le vivi come negative. Pensa, immagina il tuo capo come un coglione e immagina che le parole che ti dica... Non è il giorno della fine, non ti servirà l'inglese, esatto, brava Tati, impara a considerare il tuo capo come un coglione, vedilo come fosse un frigorifero rotto e quello che ti dice, prendilo solo come un'espressione dei suoi turbamenti, punto e basta, tanto col tuo capo una volta finita l'ora di lavoro finisce lì, lui può dirti quello che vuole, ma su di te puoi anche immaginare di avere uno scudo. Don Matteo, buona domenica. Puoi anche immaginare di avere uno scudo che qui passano gli elicotteri perché ci sono degli incendi qua vicino. Stanno passando gli elicotteri. Immagina di avere uno scudo d'energia che gli rimbalza tutto, tutto attorno, cioè che gli rimbalza tutto. Quindi tutte le negatività che ti manda gliele respiderai indietro. Quindi, come dice Tati, il giorno della fine non ti servirà, diciamo, ho capito che lui è l'amministratore delegato dell'azienda, intanto non esiste solo quell'azienda, non esiste, cioè, può essere chiunque, basta che quello che dice, tu fai il tuo lavoro e punto e basta, cioè, poi tenete presente che come non vi siete sposati le persone, non vi siete neanche sposati i lavori, cioè alla fine, come dire, se un lavoro è inesorabilmente, diciamo, negativo, uno può trovarsi sempre qualche altro lavoro, può essere un'esperienza, cioè può essere lo stimolo, cioè il fatto che ti fa incazzare può essere lo stimolo a cercare un'altra azienda, a cercare un altro lavoro. In fondo, se una persona ha valore anche lavorativamente, può trovare altre aziende. Cioè, questo è un altro dato di fatto, no? Non è che un lavoro ci costringe per sempre a stare lì. Se l'amministratore delegato, cioè il capo dell'azienda, c'è un qualcosa che non va bene, si trova un'altra azienda. Questo è. Ho capito, facciamo fatica, ma troverai. La fatica, ma voi, visto che siete carampane, avrete anche professionalità. Quindi questo è molto importante. Comunque, diciamo, l'importante è che le parole che dica non facciano nascere, diciamo, meccanismi di squalifica. Cioè, se lui ti dice sei una cretina e tu pensi al cretino, sei tu, coglione, e dentro di te pensi quello, poi magari gli sorridi pure in faccia e te ne freghi. Però ovviamente quanto possiamo allontaniamoci dalle persone negative. Però ci sono anche, diciamo così, dei rituali, tra virgolette, per
sganciarsi da queste situazioni. La felicità è veramente la capacità di interpretare bene le cose e di eliminare le cose negative nella nostra vita. Quindi questo è molto importante. Le quote, ok, io cito la fonte, Cristian, però questo è anche un dato di fatto. Mia cugina è tornata dalla maternità, non gli hanno dato il part time, ha trovato un altro lavoro, certo. Beh, a parte che poi credo, vabbè, adesso non so, comunque ogni ditta avrà i suoi contratti. Comunque, la felicità sta dentro di noi. Finché una persona pensa che la felicità sia qualcosa di esterno da dover raggiungere, continuerà a vederla sfuggire, continuerà a inseguire qualcosa che scapperà e che magari sarà presente per breve tempo e poi finirà. Quando inizierai a capire, diciamo, che la felicità la possiedi già, che fa parte di te da sempre e che non devi correre a raggiungerla, potrai non solo riuscire ad averla, ma la felicità sarà parte integrante della tua vita, sarà parte integrante di te. È ovvio che questo richiede, per chi non l'ha fatto, richiede un impegno. Le zavorre, come dice Vine, di ogni tipo bisogna togliersele il più possibile. Certo, se diciamo... se la zavorra è il figlio, magari diventa più difficile un genitore, però si possono sicuramente, diciamo, migliorare. Diciamo che il 90% delle cose si possono fare. Questo è fondamentale. Poi, certo che ci saranno dei momenti di malumore. I momenti di malumore e i momenti di tristezza fanno parte, diciamo, della vita umana, Non sto dicendo che non ci siano momenti di malumore, momenti di tristezza, questi fanno parte della vita umana, della condizione umana, e capitano a tutti, però non dobbiamo alimentarli, non dobbiamo alimentarli, evitare di dare, di rimuginare le cose, anche questa è una cosa che imparare a fare. La tristezza se ne va naturalmente da sola. Esatto, di bravo Andrea Giovane, dimostrare di essere felice a prescindere da lui. Esatto, bravo Andrea. La migliore risposta ad un capolavoro è dimostrare di essere felice a prescindere da lui e a prescindere dal lavoro. E dimostrargli anche di non essere dipendenti dal lavoro. Perché, come dire... tu sei un dipendente dell'azienda, ma non è che dipendi dall'azienda. Se lavori per l'azienda X, sei un dipendente dell'azienda X, ma non dipendente nel senso che ti pagano uno stipendio, ma non che dipende la tua vita dall'azienda. Cioè, nel senso che non è che devi vivere per lavorare, soprattutto se il lavoro non ti piace. Eventualmente lavori per vivere, ma non vivi per lavorare. Se poi fai del tuo lavoro una passione, non lavorerai neanche un giorno, perché quello che fai diventa la tua passione. Comunque, i momenti di malumore fanno parte della vita umana, ma se non li alimentiamo, passano. Anche, diciamo, anche le cose... possiamo dire essere abbandonati, essere lasciati, fa parte della vita umana e noi possiamo superare queste cose. Bene, iniziate a fare un elenco, provate a fare un elenco delle cose belle che fanno parte della vostra esistenza, che possono rendervi felici. Ciao Giulia, eccola qua, grande Giulia, la nostra Giulia Mancini. Ci sono delle cose che ti possono dare la felicità, anche piccole cose, il profumo del caffè alla mattina, ad esempio, per chi piace il caffè, una doccia calda, il cielo azzurro, non lo so, il sole, qualunque cosa ti può rendere felice, interagire con una persona, ridere, qualunque cosa, cioè non è che... Quindi iniziate a trovare eventi della vostra vita che vi rendano felici. I figli, carboidrati, la poesia, sì, qualunque cosa ti può rendere felice. Ma soprattutto il fatto di essere vivo, il fatto di poter interagire, di poter fare esperienza in questa vita. La tisana, sì, esatto. E poi anche la capacità di sognare.
potranno abbattere i vostri sogni, ma non dovranno mai abbattere la vostra capacità di sognare. Questo è un altro punto veramente importante. Quindi avere fiducia in se stessi è un altro elemento importante. Chi affronta la vita con sfiducia, con muso lungo, ingigantirà i problemi, troverà i problemi nelle soluzioni. Seguire le live, bravo Vin, seguire le live può rendere felici. Noi dobbiamo imparare a trovare le soluzioni ai problemi, non i problemi nelle soluzioni. E allora troverete anche delle persone che apprezzeranno tutto questo, delle persone che si innamoreranno di voi proprio per questo modo di affrontare la vita. Ma se poi scoprite che queste persone non vanno bene, fuori dai coglioni, inutile che state, estraete il set di bastoni, fuori dai coglioni, toglietevi la zavorra e troverete qualcun altro. Quindi questo è un punto fondamentale. Bene, dai, abbiamo fatto una piccola live mattutina, magari oggi poi più tardi ne farò ancora una, e per adesso vado a farmi colazione anch'io, che mi sono alzato da poco, vado a farmi un po' di colazione, che sta venendo fame, il caffè l'ho preso, ma vado a mangiare qualche cosa pure io. Quindi un saluto a tutti, ricordo che se volete interagire con me dovete abbonarvi al canale, ma costa un caffè, quindi costa veramente poco. Quindi andate sul canale Massimo Teramasco, fate l'abbonamento e questa è la cosa fondamentale, insomma. Bene, un saluto a tutti, salutiamo Margot, Andrea Giovani, Eleonora S, Roxy, Tati, Lola. Che mangio? Stamattina mangerò il salmone e uova, un uovo sodo e il salmone. Allora, Don Matteo, Roxy, Tati, Vin, Pretty Woman, Roxy, Giulia, Mancini, Eleonora S, Andrea Giovani, Marcella, Alfano, Vin, Christian, Elisabetta, Donna Over 40, iscrivetevi, Don Matteo, insomma tutte le persone che si sono collegate, e Lola, Pretty Woman, e magari ci vediamo più tardi. Ciao a tutti e buona colazione per chi deve ancora farla. Ciao a tutti. Tati e anche Mari. Buon lavoro a chi lavora. Ciao a tutti. Un saluto anche agli amici di TikTok. Ciao a tutti.